Scatti ovunque nei nostri video e sulle nostre registrazioni, ma a volte il problema può essere risolto in maniera molto più semplice da quello che ci aspettiamo. Boom ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere la scheda di memoria migliore per quanto riguarda il nostro DJI Mini 2. Ma prima di iniziare, come di consueto, ti vorrei chiedere di iscriverti al canale, attivare la campanella e se ti va seguirmi su Instagram dove posto i miei più bei lavori. Allora ragazzi, prima di pensare subito al peggio, tantissimi di voi mi hanno fatto la domanda e io li rimandavo a un video molto tecnico, diciamo, ve lo lascio qui nelle schede per quanto riguarda che scheda di memoria scegliere per il nostro drone. E il problema che mi ponevate era che i video a 1080p, cioè Full HD, andavano tutto ok, si vedevano bene, mentre quelli in 4K risultavano scattosi. Alcune volte il problema può essere dello smartphone o del computer che non ce la fa a visualizzare correttamente il file, che ovviamente essendo pesante più del doppio rispetto a quello al 1080p risulta per il computer un po' difficile da digerire, ma il problema può essere molto più semplice di quello che ci aspettiamo e in questo caso parlerò delle schede micro SD adatte per il nostro DJI Mini 2. Quindi cosa succede? Se la scheda non è abbastanza performante per reggere i 100 megabit del 4K, la scheda fa fatica a registrare il vostro filmato e quindi si avrà un lag, qualche scatto durante la riproduzione dello stesso. Prima di dirvi la soluzione migliore per quanto mi riguarda, vi dirò ovviamente come arrivare a una determinata soluzione. Partiamo dalla registrazione massima del drone, che arriva a 100 megabit. Ok, non sono 100 megabyte come si potrebbe presumere, quindi tradotto in megabyte basta fare un calcolo semplice semplice. Un byte equivale a 8 bit, quindi dobbiamo fare 100 diviso 8 e il risultato sarà di 12,5 megabyte. Quindi la scrittura minima che deve reggere una scheda micro SD dovrà essere di 12,5 megabyte continui. In questo caso, quando noi andiamo a cercare una scheda micro SD su internet, su Amazon, ne è piena, ci sono migliaia di diciture e noi non sappiamo quale realmente fosse la dicitura esatta. Nelle nuovissime schede c'è una dicitura che a noi interessa tantissimo, che è la dicitura con la V. Ok, dopo la V c'è un numerino, ok, che potrà essere 10, potrà essere 30, potrà essere 60 e 90. Cosa indica quel numerino là? Semplicissimo, la registrazione minima garantita da quella scheda per quanto riguarda i video in megabyte. Quindi se abbiamo un V10 10 megabyte minimo garantito per quella scheda, se abbiamo un V30 30 megabyte garantito per quella scheda e così via. Quindi al di sotto di quel numerino, di quella soglia là, la scheda non dovrebbe mai andare. E quindi la scheda adatta alle nostre esigenze per quanto riguarda il DJI Mini 2 deve soddisfare il requisito di 12,5 megabyte per secondo. In questo caso dobbiamo optare per una V30, che sarebbe una scheda molto performante e quindi basta e avanza, perché è più del doppio della scrittura minima garantita, quindi la scheda ideale per il nostro DJI Mini 2. Per esperienza personale ragazzi, vi posso garantire che le migliori, anche come prezzo ragazzi, perché il prezzo non è elevatissimo, sono le Lexar. E nel caso del DJI Mini 2, se andassimo a prendere una Lexar da 128 giga, abbiamo una registrazione di un centinaio di minuti in 4K a 30 frame per secondo, quindi veramente veramente tanti. Vi lascio il link della scheda giù nei commenti, si aggira il costo intorno alla trentina di euro, a volte si trova anche a meno. Consigliatissima ragazzi, affidabilissima, una garanzia. Quindi se doveste avere una scheda magari V10,
può essere che ci sia qualche piccolo scattino a schermo. Non è detto, perché le schede V10 sono anche più performanti, di solito non registrano a 10 MB ma anche di più. E voi direte: come faccio a testare la mia scheda? Semplicissimo, ragazzi. Io ora vi faccio vedere un programmino per Mac, però in descrizione vi lascio anche un programmino per quanto riguarda Windows per testare la vostra scheda. Per quanto riguarda Mac, io utilizzo Blackmagic Disk Speed Test, è molto semplice da utilizzare. Vado qua, seleziono il mio disco, la mia scheda in questo caso, l'apro, una volta aperta starto lo speed test. In questo caso è una scheda V30, però già potete vedere che arriva a 79-80 addirittura in scrittura. In lettura in teoria li dovrà superare, ecco, infatti 88, posso anche stoppare il test. È una scheda V30, però già supera tantissimo le aspettative. Però ragazzi, V30 è sinonimo di scrittura continua, ok? Qua da fa dei micro test, non va a scrivere in continuazione per magari 2, 3, 4, 5, 10 minuti. Quindi cerchiamo di magari prendere una scheda V30 e non V10, che potrebbe darci dei problemi. Quindi io consiglio sempre una V30, anche perché la differenza di prezzo è veramente minima. E in questo caso noi possiamo stare tranquilli. Quindi se il problema pensate che sia la scheda e vedete questi scatti, fate questo test qua con questo programma o col programma di Windows che vi lascio giù in descrizione. Se invece continua a darvi problemi, molto probabilmente sarà il computer che non gliela fa a visualizzare il filmato. E comunque, se andate nel sito DJI, nelle specifiche del DJI Mini 2, troverete anche le schede consigliate che sicuramente loro avranno testato. Nella lista ovviamente c'è anche la scheda che vi sto consigliando io, e che a mio parere è la migliore per quanto riguarda prestazioni, per quanto riguarda capienza e per quanto riguarda anche il prezzo. Ebbene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un like, un commento qua sotto per dirmi la vostra, dirmi magari che scheda utilizzate sul vostro drone, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!